Bentornati sul canale Spacciatore Seriale, io sono lo Spacciatore Seriale e questo è un video in cui vi anticipo le uscite di aprile 2020, le serie TV che vedremo nel mese che sta per arrivare. Non potrò metterle tutte, ma ho scelto alcuni titoli che possono essere più interessanti a mio avviso. Prima di iniziare con questa carrellata vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche video e se volete mi potete cercare e trovare anche su Facebook e su Instagram, sempre come Spacciatore Seriale. E adesso non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con questa carrellata di aprile. Babylon Berlin, terza stagione, 1° aprile su Sky Atlantic, una serie che è in onda dal 2017. La serie si svolge nel 1929, nel periodo della Repubblica di Weimar, e il protagonista è il detective Gideon Rath, che viene trasferito da Colonia a Berlino per seguire un caso di ricatto. Tales from the Loop, 3 aprile in onda su Amazon Prime Video. È una serie drammatica di fantascienza ed è alla prima stagione. La città e le persone che vivono al di sopra di The Loop, che è un macchinario, una macchina strana capace di svelare i misteri dell'universo. La Casa di Carta, parte 4, 3 aprile su Netflix ovviamente. Il professore che è convinto che Lisbona sia stata giustiziata. Tokyo e Rio che hanno fatto saltare un carro armato dell'esercito spagnolo. Nairobi in fin di vita, insomma ce n'è per tutti i gusti. Home Before Dark, dal 3 aprile su Apple TV. Una serie di genere drammatico giallo e sono già state prodotte 2 stagioni. Una ragazza, mentre è in visita in una cittadina sul lago dove era nato suo padre, scopre un delitto. Run, dal 12 aprile 2020 su HBO. Una serie TV di genere commedia romantico thriller alla sua prima stagione. 2 ex amanti mettono in atto un piano per scomparire da tutti. Beati loro! Diavoli, dal 17 aprile 2020 su Sky Atlantic. È una serie TV di genere thriller crime creata da Guido Maria Brera con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Massimo Ruggero è un banchiere di grande talento con ambizioni straordinarie, ma uno scandalo legato a sua moglie freneranno queste ambizioni. Fargo, stagione 4, dal 19 aprile su Sky Atlantic. È la quarta stagione di questa serie antologica ispirata al film dei Coen. I nuovi episodi si svolgono a Kansas City negli anni 50. Un leader del sindacato afroamericano decide di vendere suo figlio a un boss della mafia italo-americana per mantenere la pace. Penny Dreadful, City of Angel, dal 26 aprile su Showtime. È una serie TV di genere drammatico horror, spin-off della serie madre, è alla sua prima stagione. Con un salto temporale di quasi 40 anni dalle vicende che vedevano protagonista Eva Green, City of Angel si concentra su un'America, quella della Los Angeles del 1938, sviscerando tutti i rapporti politici, sociali, razziali in una storia che si colora di horror. I Know This Much Is True, dal 27 aprile su HBO. È una serie TV basata sul romanzo omonimo di genere drammatico, prima stagione. La storia di 2 fratelli omozigoti di cui uno affetto di schizofrenia. Ed è la storia della relazione tra i due e della difficoltà dell'altro di restare sano. E siamo arrivati alla fine di questa carrellata di titoli in arrivo ad aprile. Se vi va nei commenti scrivete anche altri titoli, così suggeriamo a tutti quanti cosa guardare ad aprile. Io vi chiedo chiaramente di iscrivervi al canale, di attivare la campanella per le notifiche video, così non vi perdete mai nessun video nuovo. E se vi va cercatevi anche su Facebook e su Instagram, sempre come Spacciatore Seriale. Io vi abbraccio tutti in un tempo in cui non ci si può abbracciare, ma virtualmente sì. Vi do anche un bacio con la lingua, non ve lo faccio mai mancare per una questione di rispetto e di affetto, e vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao!